Ed ora con Cecilia Porro andiamo a seguire un seminario di economia che ha trattato delle tante troppe irregolarità della contrattazione bancaria. Vediamo il servizio. Commercialisti, avvocati, imprenditori a convegno nella sede di Confindustria a Perugia, oggetto del seminario Le irregolarità nella contrattualistica bancaria che aggiungono difficoltà ai clienti già alle prese con la crisi. Ormai è guerra quotidiana tra banche che vogliono garanzie esagerate e imprenditori. Si punta il dito contro gli istituti di credito che in molti casi adottano comportamenti furbeschi quando non illeciti. E se fino agli anni 90, primi anni 2000, l'anomalia più frequente nei rapporti fra banche e imprenditori si chiamava anatocismo, il calcolo degli interessi sugli interessi. Purtroppo dal 2001 in avanti si trova tantissima usura, usura oggettiva e usura soggettiva, che è veramente pesantemente riscontrata e spalmata nei conti correnti, che sono il prodotto principe di cui chiaramente gli imprenditori e quindi le aziende utilizzano e si servono con gli istituti di credito, ma se ne trova tantissima anche nei mutui e nei leasing. Danneggiare un'azienda significa danneggiare il PIL nazionale, creare disoccupazione, far aumentare il debito pubblico, prosegue Di Loreto. Dall'inizio della crisi a giugno 2012 in Italia ci sono stati 35 fallimenti al giorno per un totale di 46.400 aziende chiuse. Ed è questo il contesto nel quale cresce in modo vertiginoso chiedere tutela. La tutela è giudiziaria, non sono pochi i casi in cui il giudice ha stabilito che le imprese ricorrenti fossero risarcite. We'll be right back.